Allora, come teoria qua facciamo ancora una mezz'oretta per oggi e poi passiamo agli esercizi. Dobbiamo soltanto fare il teorema del sottografico per adesso. Poi, per quanto riguarda gli esercizi, invece, partiremo praticamente dalle formule di riduzione che, ripeto, dimostreremo la prossima volta e andremo a vedere praticamente come si fanno gli integrali doppi e tripli. Allora, cominciamo con un lemma supponiamo che sia l'unione per n che va da 1 a infinito degli e con n sono una successione monotona non decrescente, cioè con n è contenuto in e con n più 1 per ogni n, ed è limitato. Tutto il discorso che e sia limitato si può rimuovere da tutte le parti dove dico limitato, non è necessario che sia limitato. Però non lo facciamo perché non voglio, diciamo, confondere le idee. Allora, mi serviva questo risultato, stiamo in Rn. Serve che la misura superiore di E è uguale al limite su n della misura superiore di E con n. Cioè, come vi ricordate, la misura passa al limite sulle successioni crescenti di insiemi, pure la misura superiore. Allora, una disuguaglianza è banale. Poiché E contiene E con N per ogni N, allora la misura superiore di E è maggiore o uguale della misura superiore di E con N. Oltretutto, questa successione è una successione monotona e quindi esiste il limite, questo limite non supera. Questo mi dice che la misura superiore di E è maggiore o uguale del limite della misura superiore di E con N. Adesso andiamo a prendere per dimostrare l'altra disuguaglianza sia epsilon maggiore di 0 e sia A con N un aperto tale che la misura n dimensionale di A con n è minore della misura superiore di E con n più epsilon su 2 alla n.
quindi posso dire che la misura, ok, adesso però vorrei dire che questa misura è il limite di queste misure, ma questo non lo posso dire se questa successione a con n non è crescente. Allora cosa vado a fare? Vado a scrivere che questo è uguale all'unione per n che va da 1 a infinito di b con n, dove b con n è l'unione per j che va da 1 a n degli a con n. Ok? Ok. Adesso questa qua è sicuramente crescente, monotona non decrescente, perché ci stanno tutti gli aperti. Quindi posso dire che la misura esterna di E è minore o uguale del limite su n della misura di b con n. Qua non parlo di misura esterna perché questi sono aperti, quindi la misura ce l'hanno. Quello che mi rimane da dimostrare è che se dimostro che la misura esterna di b con n, scusate, che la misura di b con n è minore o uguale della misura esterna di e con n più epsilon, epsilon 2 epsilon, allora quando passo al limite questa tende alla misura dell'unione dei b con n e questa tende al limite della misura esterna di e con n più epsilon. Ok? Quindi andando a sostituire otterrò che questa è più piccola di questa, che è più piccola di questa più epsilon. Dalla binarietà di epsilon concluderò. Scrivo qua sotto la conclusione per l'arbitrarietà di epsilon, avremo che la misura esterna di E sarà minore o uguale del limite della misura esterna di e con n. Rimane però da dimostrare questa qui, questa l'ho lasciata in sospeso, questa qua la dimostriamo sull'altra lavagna. L'avevo già cancellata. Allora osservate che per ogni n vediamo un po', allora io chi è b con n? B con n è uguale ad a con 1 unito a con 2 unito a con n. Ok? Ma B con n lo posso scrivere così, è a con 1 unito a con 2 meno B con 1 unito a con 3 meno b con 2 unito a con n meno b con n meno 1. Cioè ovviamente ad a con n quello che devo aggiungere è soltanto diciamo il pezzo che sta al di fuori dell'insieme precedente. Ok? Ok. Allora questo qui, allora io dico che ognuno di questi
dico che la misura di almeno la misura esterna io devo avere che allora, la misura esterna di B con N è minore o uguale della misura esterna di A con 1 più la misura esterna di A con 2 meno B con 1 più la misura esterna di A con N meno B con N meno 1. E questo pure andrebbe dimostrato, ma insomma questo è facile dimostrare. Cioè, la misura esterna è subadditiva sulle unioni finite. Ora mi rimane da dimostrare che ognuna di queste, allora questa qua deve essere meno uguale alla misura esterna di E più epsilon, questa qua deve essere minore di epsilon mezzi e questa qua deve essere minore di epsilon su 2 alla n meno 1. In totale il tutto deve essere minore della misura esterna di E più 2 epsilon. Infatti qua viene 2 epsilon, qua viene 2 epsilon, ma il risultato è uguale. E questo perché? Perché vediamo un po', noi sappiamo che induttiva è minore o uguale
di E più la misura più, scusate, epsilon più 2 epsilon meno epsilon su 2 alla n meno 1. Questa è l'ipotesi di tutti. Questa è minore o uguale della misura esterna di E più epsilon su 2 alla n. Questo per ipotesi, per come avevamo costruito gli agonelli. E questa è maggiore o uguale lei, quindi col meno è minore o uguale col meno di meno la misura esterna di E. Allora vedete che una misura esterna di E se ne va. Per quale motivo è maggiore o uguale alla misura esterna di E? Perché questa è un'intersezione di due aperte e un aperto e contiene E, quindi per definizione di misura esterna questa è più piccola di questa, ma lo è più grande quando ci mettiamo il segno meno. Quindi tutta questa roba è minore o uguale di che cosa? Qua mi viene misura esterna di E più 2 epsilon, epsilon su 2 alla n meno 1 è il doppio di epsilon su 2 alla n, quindi meno epsilon su 2 alla n meno 1 più epsilon su 2 alla n fa meno epsilon su 2 alla n. Quindi abbiamo provato intuitivamente che questo è vero. Per A con 1, per B con 1 è vero, perché B con 1 coincideva con A con 1 e quindi quella era minore o uguale alla misura esterna di E più epsilon. E quindi questo è vero per ogni n, quando diciamo questa passa al limite, ma questa appunto è minore o uguale del limite di questa più 2 epsilon. Questo è sempre minore o uguale di questa più 2 epsilon, quindi questo qua passando al limite è minore o uguale di questa più 2 epsilon. Quindi è finito. Sono tutte proprietà che non sono difficili da dimostrare, bisogna semplicemente stare attenti, quindi è inutile pensare di impararle tutte a memoria, no? Soprattutto le dimostrazioni. Però alcune proprietà uno deve stare un attimo attento perché ci si può confondere. L'importante è che quando diciamo si va a scrivere una cosa, appena si va a scrivere, uno capisce qual è quello facile e qual è quello difficile. Questo sarebbe l'obiettivo, se uno diciamo vuole capire veramente la materia. Adesso in particolare diciamo che queste dimostrazioni offrono alcune tecniche che chiaramente sono al limite tra un corso di ingegneria e un corso di matematica, quindi, però è utile almeno una volta averle viste, perché ripeto, voi la teoria di Lebesgue la usate almeno a telecomunicazioni, quindi a informatica un po' meno, ma insomma la PLC la usate pesantemente, quindi almeno sapere una volta diciamo gli errori, capita a tutti di farli. Una volta mi capitò di vedere su una trasmissione su Nettuno dire che se una funzione era L2 tendeva a zero all'infinito. Eh no, tende a zero all'infinito se c'è limite, se è una funzione di una variabile, ma il limite potrebbe non averlo. Ok, adesso andiamo a vedere il teorema del sottografico. Allora prendiamo un caso semplice, prendiamo una funzione f da Rn a valori in 0 più infinito poi prendiamo supponiamo che l'insieme degli x tali che f di x degli x di r a n sempre maiuscolo
sia limitato. Questa ipotesi si può rimuovere, la stiamo facendo soltanto per non appesantire la notazione. Allora io dico che F è Clebsch misurabile da Rn con la misura n dimensionale in R, quindi Clebsch misurabile. Se e solo se F, cioè l'insieme delle x, y, allora questa sta in R, la x tale che x appartenga a Rn, y sia minore di f di x, invece y sta in F, questo è un numero reale, quindi qua posso fare le disuguaglianze. Questo insieme è Lebesgue misurabile in Ran. Questo qua si chiama sottografico della funzione. Ovviamente tutto vale anche se la funzione non è di segno costante, perché una funzione si può sempre scrivere come somma della parte positiva e della parte negativa. Se abbiamo la somma di due funzioni misurabili, sono misurabili, e bisognerebbe andare a vedere per il sottografico, ma insomma lo facciamo solo in questo caso. Ok. Dimostrazione. Una delle due implicazioni è facile. Ricordiamo che F risulta misurabile, è Lebesgue misurabile, se e solo se l'insieme degli x appartenenti a Rn tali che, qua invece di y fatemelo chiamare t, questa variabilità di notazione ce l'ha pure giusti, a volte il blocco di variabile lo chiama xy, a volte lo chiama xt. Qua c'ha senso sicuramente chiamarlo t, perché il secondo blocco di variabile è 1, però vedremo altri teoremi in cui questo è latte minore o uguale. Minore. Allora, tali che f di x è maggiore di t è Lebesgue misurabile in Rn per ogni t appartenente a Rn. Ok? Attenzione, questi due insiemi non sono affatto gli stessi. Il primo è questo. E questo unito al semispazio negativo. Chiaro? Ci stanno tutti x appartenenti a Rn tale che x è minore o uguale a 0. Poi ci stanno tutti quelli in cui coppia xt in cui t è minore di f di x. Il secondo sono gli insiemi di livello. Quando riguarda il secondo sono gli insiemi di livello, cioè abbiamo la mia funzione, cerchiamo di farla uguale,
insieme di livello, cioè fisso un T l'insieme è questo qua. Che vedete qua la f di x è maggiore di t. Oh, questa era una delle, delle prime caratterizzazioni che abbiamo fatto. Non mi ricordo se era proprio la definizione o la caratterizzazione, però abbiamo visto che se era vero col minore, che erano misurabili tutti col minore, erano vere anche col maggiore, col maggiore uguale, col minore uguale. Okay. Quindi questo è quello che sappiamo noi. Allora, noi cosa possiamo fare? Da un lato questo insieme lo chiamiamo FT, chiamiamolo ET, è l'insieme di livello della funzione in cui la F è maggiore di T. Allora, una freccia della caratterizzazione è facile, perché io dico che F script è uguale all'unione per Q appartenente a R di EQ cartesiano meno infinito. Per quale motivo? Devo dimostrare la doppia inclusione. Allora, prendo XT appartenente a F. Allora, che vuol dire? Che F di X è minore di T. Ma se f di x è minore di t, vuol dire esiste q appartenente a r, a q, scusate, è razionale, no? È vero, ma non ci ho fatto niente. Q appartenente a q, tale che f di x è minore di q, che è minore di t. Ok? Quindi questo f di x minore di q, questo equivale a dire che x appartiene ad eq. E quindi scusate, sì, e quindi qua il contrario, t minore di f, quindi qua devo mettere maggiore di q maggiore di t. Ok? Quindi questo mi dice che xt, allora x sta in eq, t è minore di q, appartiene ad EQ cartesiano meno infinito. E quindi che F è contenuto in quest'unione. Viceversa, se XT appartiene a EQ cartesiano meno infinito Q, avremo che T è minore di Q, che è minore di F di X, perché X sta in EQ. Quindi questo mi dice che X T appartiene a F. Quindi se prendo un punto che sta in F, sta in uno di questi insiemi. Se prendo un punto che sta in uno di questi insiemi,
sta in A. Quindi quei due insiemi sono uguali. Ma a questo punto, se questi due insiemi sono uguali e noi sappiamo che la funzione è misurabile, sappiamo che questo è misurabile per ogni Q, il prodotto insieme misurabile è misurabile, quindi questi sono insiemi misurabili di Rn più 1, l'unione numerabile insieme misurabile è misurabile. Quindi questo cosa dimostra? Non dimostra tutto, dimostra, noi abbiamo dimostrato questa freccia qua, che se la funzione è misurabile, questi insiemi sono misurabili tutti, quindi questi sono misurabili, quindi quest'unione, questi insiemi in Rn più 1 sono misurabili, questo che è l'unione di questi risulta essere misurabile. Adesso dobbiamo vedere l'altra freccia, quindi questa qua è stata fatta, l'altra va dimostrata. Per dimostrare l'altra andiamo dietro. Adesso andiamo a rifare la figura del grafico della nostra funzione, almeno noi possiamo fare il disegno del grafico solo per funzioni da R in R, insomma in maniera comoda. Oh, quello che mi interessa è questa relazione qua. Qua abbiamo t, qua abbiamo t più 1 su a. Allora, io voglio fare F intersecato Rn cartesiano T più 1 su H. Adesso devo vedere come mettere le parentesi. Ok? Allora, se vanno bene le parentesi, questo dovrebbe essere così. Comunque, se non vanno bene, poi le aggiusto. Ok. Allora, quindi, questo è, se un punto appartiene qua, appartiene a questo insieme, cosa dobbiamo avere? Dobbiamo avere che f di x deve essere compreso tra t e t più 1 su a. Ok? Se un punto appartiene a questo insieme, se x, diciamo, chiamiamolo y, così appartiene a questo insieme, vuol dire che y è compreso tra t e t più 1 su a. Ma non solo, vuol dire anche che f di x è sicuramente maggiore di y. E
invece voglio vedere è quest'altra inclusione. Io voglio vedere chi la scusate, è questo insieme qua, F intersecato Rn cartesiano T, T più 1 su H. Io dico che questo contiene F e T più 1 su H. Cartesiano T, T più 1 su H ed è contenuto in E T cartesiano T, T più 1 su H. Questo voglio dire. Ok? Allora, prendiamo un punto qua. Allora, vediamo un po'. Allora, se un punto sta là, la y sta qua dentro, e questo è ovvio. Tuttavia, siccome xy appartiene anche a f, xy appartiene a f, vuol dire che y, questo mi dice che y è maggiore di f di x. In particolare però io so che la y è minore quindi siccome f di x è minore di y e y è minore o uguale di t t più 1 su h è minore o uguale di t più 1 su h cosa posso dire? Posso dire che x allora quello che ho scritto prima è vero. Vuol dire che allora no, non mi trovavo perché ho scritto male. Y è minore di f di x, y minore maggiore di t minore di f di x. Quindi vuol dire che x appartiene a e con t. È giusto. Ok. Qua c'è questo è minore di questo, non il contrario, io ho scritto il contrario. Allora, y è minore di f di x. Ma noi sappiamo che y è maggiore di t, quindi t è minore di f di x. Che vuol dire che x appartiene ai conti. Quindi la y sta tra t e t più 1 su h e quindi abbiamo questa inclusione qua.
Quindi questa inclusione qua è provata. Va bene, adesso per provare l'altra inclusione prendiamo x appartenente a e con t più 1 su a. Questo mi dice che f di x è maggiore di t più 1 su a, ma questo è maggiore di y, maggiore o uguale di y, e quindi questo mi dice che x che siamo qua dentro, perché la y era compresa tra t e t più 1 su a, e quindi vuol dire che se la y sta qua dentro e la x sta qua dentro, sicuramente sto qua, perché sto, la y sta tra t e t più 1 su h, ho appena provato che la x appartiene, xy appartiene a f, e quindi sta nell'intersezione. Quindi questo dice che xy appartiene a f. Che la seconda coordinata stesse in t, tra t e t più 1 su h, già lo sapevo, quindi sta a posto. Quindi ho provato anche questa inclusione. Ok, allora a questo punto cosa possiamo concludere? Possiamo concludere che stavolta qual è la nostra ipotesi? La nostra ipotesi è che questo insieme sia misurabile. Quindi noi sappiamo che la misura n più 1 dimensionale di questo insieme, chiamiamolo chiamiamolo f, questo insieme, vabbè, chiamiamolo, no, lasciamo stare come si chiama, f in questo caso rn cartesiano t t più 1 su h. Questa misura qua è minore o uguale della misura n dimensionale di e t. Questo non lo so se è misurabile t, no? Io non lo so, lo devo dimostrare. Quindi qua ci posso mettere solo la misura inferiore. Per la misura di questo, che è 1 su a, ma questo deve essere maggiore o uguale della misura superiore di e t più 1 su h per 1 su h. A questo punto h lo possiamo togliere e otteniamo che la misura inferiore di e t è maggiore o uguale della misura superiore di e t più 1 su h. Quando fate tendere h a 0, abbiamo dimostrato questa e t più 1 su h cresce. Abbiamo dimostrato che la misura passa al limite, misura superiore passa al limite sulle successioni, sull'unione di questi è proprio t, e quindi troviamo che la misura inferiore di e t è maggiore o uguale della misura superiore di e t. L'altra disuguaglianza è ovvia, e quindi e t è misurabile veramente, è fine della nostra sezione. Fate attenzione, dove abbiamo usato l'ipotesi che il sottografico fosse misurabile? Abbiamo usato l'ipotesi che il sottografico fosse misurabile qua.
qua, perché questa misura superiore è più piccola la misura superiore di questa, ma questa è uguale alla misura inferiore di questa, che è più piccola la misura inferiore di questa. Questo è quello che ci permette di mettere la misura inferiore di qua e la misura superiore di là. Il fatto che per questo insieme che è misurabile, la misura superiore e inferiore coincide. Ok? Va bene, allora come teoria per oggi finiamo qua, adesso ci facciamo una pausa di 5 minuti e cominciamo a fare esercizi.